Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». Benvenuti alla Bella Notizia, lo spazio di approfondimento della Parola di Dio. Io sono Don Luigi Gravinese, sono un presbitero della Diocesi di Andria e presto il mio servizio presso la Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in Andria. Ho la gioia e il piacere di condividere con voi la Parola di Dio in queste quattro domeniche del tempo ordinario. Oggi le letture della domenica di questa 22esima domenica del tempo ordinario mettono in risalto un aspetto fondamentale della vita del credente, che è quella capacità di discernere la volontà di Dio. Discernere vuol dire vagliare e saper scegliere qual è la parola che deve orientare tutta la mia vita, la parola sulla quale io posso basare tutte le mie scelte e sul quale costruire anche il mio modo di vivere. Sappiamo bene che tutto ciò che facciamo, tutto ciò che siamo, risponde necessariamente a una parola che portiamo nel cuore. E il discepolo del Signore porta nel cuore il desiderio di lasciarsi condurre essenzialmente dall'unica parola, che è la parola di Dio, quella che ritiene di per sé importante perché punta al meglio della nostra vita. La parola di Dio, se vogliamo usare le immagini che ci consegna il profeta Geremia, è una parola che di per sé sa farsi ascoltare. È una parola che sa penetrare il cuore dell'uomo e lo sa sedurre a tal punto che una volta ascoltata diventa impossibile non assecondarla. Questa è la testimonianza che ci consegna il profeta Geremia quando dice: «Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso», dice il profeta. Tutto questo ci fa intuire qual è la forza che la parola di Dio ha in sé, al punto tale che è impossibile non annunciarla, non si riesce più a trattenerla e a contenerla. «Nel mio cuore», dice il profeta, «c'era come un fuoco ardente, trattenuto dalle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo». Questa è la forza della parola di Dio, però d'altra parte oggi ci presenta il Vangelo l'esperienza di Pietro. L'esperienza di Pietro dice anche che non è poi così facile ascoltare e assecondare la parola di Dio. Lui si trova infatti davanti a Gesù, che è la parola incarnata, eppure vive un rifiuto di questa parola. A più riprese l'Evangelista Giovanni ci ha mostrato come la parola di Gesù si identifica con la parola del Padre. Chi ascolta me, ascolta il Padre. Eppure Pietro vive una sorta di paradosso, rimprovera il Maestro dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai».
È davvero bello questo paradosso, perché se da un lato Pietro riconosce la signoria di Gesù e quindi quella parola dalla quale lasciarsi guidare, dall'altro lato divide la parola di Dio con la parola di Gesù. Dio non voglia, Signore. È importante poter leggere tutta l'esperienza di Pietro per trovare anche la nostra, per capire quali sono in fondo gli ostacoli che ci permettono, che non ci permettono più di ascoltare e assecondare la parola di Dio con tutta la forza che il profeta Geremia ci ha raccontato. E uno di questi ostacoli è proprio la paura. La paura e l'incomprensione che vive di fronte a quella richiesta del Maestro. Tante volte a prendere la signoria dentro di noi sono proprio altre parole. Tante volte le nostre scelte si basano sulla paura, sull'incomprensione o sui nostri progetti dai quali non vogliamo mai discostarci. Dobbiamo trovare il modo per saper riprendere in mano la parola di Dio, per darle tutta quella forza che ci è stata raccontata nella prima lettura. E allora le letture di questa domenica ci mostrano anche qual è la strada da percorrere per poter nuovamente assecondare la parola di Dio. E la strada da percorrere in realtà passa attraverso una mortificazione, cioè la capacità di saper perdere qualcosa di se stessi. E ciò di cui siamo chiamati a perdere sono proprio le nostre vedute, i nostri pensieri. Se qualcuno vuole venire dietro a me, dice il Signore, cioè chi vuole lasciarsi guidare da me, dalla parola viva, deve rinnegare se stesso, prendere la sua croce e seguire. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. C'è una dimensione che è la dimensione del sacrificio, quella dimensione che ci è stata consegnata anche da San Paolo nella seconda lettura, quando ci invita ad offrire i nostri corpi come sacrificio vivente. E qual è questo sacrificio? Proprio quello di venir meno a una mentalità per prenderne una nuova. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio. Staccarsi dalla mentalità del mondo è davvero un sacrificio. Tante sono le paure. Cosa diranno? Cosa penseranno? Risulterò come una nota stonata. Eppure assimilare la parola di Dio vuol dire nello stesso tempo vivere questo sacrificio, questo distacco, questa morte che il Signore ci consegna. È vero che da un lato il profeta Geremia ci consegna tutta la forza, la bellezza di quella parola, che è irresistibile, che è impossibile non assecondarla, ma d'altra parte nella stessa lettura il profeta Geremia ci dice che ha fatto anche lui questo passaggio di morte, un passaggio di sacrificio, un passaggio doloroso per portare avanti la parola di Dio. E infatti ascoltiamo così. La parola del Signore, dice il profeta, è diventata per me causa di vergogna e scherno tutto il giorno. Per compiere questo passaggio dobbiamo abbandonarci a questa parola. Dobbiamo sapere che c'è da compiere un ulteriore sacrificio, un passaggio, un cambio di mentalità, senza paura. Così la parola di Dio verrà a noi con tutta quella forza che ha sperimentato il profeta Geremia e noi non potremo far altro che abbandonarci ad essa e seguirla con tutto il cuore. Preghiamo. O Padre, che guardi con amore i tuoi figli, ispiraci pensieri secondo il tuo cuore, perché non ci conformiamo alla mentalità di questo mondo, ma seguendo le orme di Cristo, scegliamo sempre le vie che accrescono la vita. Amen. Un caro saluto a tutti voi. Ci vediamo la prossima domenica per continuare insieme ad ascoltare e a lasciarci guidare dalla parola di Dio.